Seduzione per una professione affascinante, passione per un mestiere spesso innato. E così Salerno chiama Catanzaro, la sede madre della Talent Scout Academy di Raffaele La Rocca, ha aperto un corso anche nel capoluogo di regione, venendo incontro alle numerosissime richieste degli aspiranti attori calabresi e delle regioni vicine. Nella sala panoramica dell'Hotel Palace, a pochi metri dallo Ionio, hanno preso il via le lezioni che di volta in volta verranno affidate a nomi noti dei set cinematografici. Abbiamo deciso di inaugurare la prima accademia di recitazione qui in Calabria, con indirizzo mirato per i lavori del cinema, per i lavoratori del cinema. Infatti noi formiamo giovani leve, giovani talenti, giovani attori. Infatti io sono qui in veste di acting coach, di formatore, di insegnante, dove come primo incontro io cercherò di rompere il ghiaccio con i ragazzi, cercando prima di tutto di far capire loro cos'è il cinema. Qual è il mestiere vero dell'attore, cioè il non apparire ma l'essere, e cercare di iniziare a fare un lavoro con loro di riscaldamento e di approccio a questo mestiere bellissimo, per cui i ragazzi oggi inizieranno ad avere una piccola prima esibizione con una lettura o la recitazione di un piccolo monologo, però tutto questo sarà anticipato comunque da alcune pillole, da alcune chicche di quelli che sono un po' i segreti del mestiere. Come si supera? La mia passione per il cinema è nata da quando ero bambina. Diciamo, quindi ho sempre portato avanti questo sogno e questa idea di comunque volermi mettere in gioco. E ad oggi devo ringraziare appunto Raffaele con la sua accademia, la Talent Scout Academy, per avermi dato questa possibilità. Non hai paura che questa strada sia troppo tortuosa, troppo difficile? Vuol dire che l'affronteremo superando gli ostacoli, quindi per realizzare i sogni bisogna affrontare tutto. Sono un appassionato di cinema drammaturgico, quindi amo Claudio Joè, che ha interpretato Totò Riina in Il Capo dei Capi. Io sono appassionato di tantissimo cinema, il cinema drammaturgico, il cinema comico, però in primis Leonardo DiCaprio, è il mio idolo. Più che passione è una cosa che mi voglio mettere in gioco, è anche una cosa dove posso superare, anzi devo superare la mia timidezza, perché sono una ragazza molto timida, e spero che comunque l'Accademia riuscirò a superare questo ostacolo, perché è una cosa impossibile. Ringrazio Raffaele per avermi dato l'opportunità di far parte di questa grande famiglia, perché alla fine ci conosciamo un po' tutti, siamo un po' una famiglia, si crea una famiglia. La Talent Scout Academy è una fucina formativa giovane ma già molto accreditata. Il suo fondatore, Raffaele La Rocca, è manager di numerosi artisti, attore lui stesso e ideatore di una nuova linea di gioielli a tema. In questa avventura calabrese lo affianca Fabio Rondinelli, attore catanzarese, ex Mister Mondo di Bellezza, ora proiettato tra i big della fiction. Felicissimo di vederti, perché diciamo non sono convenevoli parole, anche forse perché ci conoscevamo già da prima. Le tue interviste sono sempre quelle che faccio un po' di pancia, come si dice, se vogliamo rimanere in tema. Sono molto contento da calabrese, sia per la mia carriera, che diciamo, come dici tu, è in ascesa per fortuna, sia con la collaborazione che mi vede attore nelle fiction, diciamo, Mediaset, e sia con altri progetti importanti come questo di Raffaele, nella persona del mio management, di Raffaele La Rocca, Talent Scout. Ormai diciamo, io dico che è più calabrese ormai che campano, perché è conosciuto da tutti per il suo lavoro di management. Ha anche un'accademia del cinema, come hai detto tu, la Talent Scout. Abbiamo cercato di spostare, diciamo, anche per i ragazzi, diciamo, di far convergere qui, diciamo, Sicilia. Infatti
ci sono anche dei ragazzi siciliani, i calabresi stessi e anche le persone della Puglia, diciamo, per non farli diciamo spostare è venuto proprio qui l'attore, quindi questo sia è una cosa bella secondo me, sia da un punto di vista diciamo anche logistico, perché i ragazzi sono un po' più agevolati, perché per fortuna il numero cresce e sono tanti. E poi una cosa bella anche per la nostra terra, perché facciamo conoscere una realtà fino ad ora, diciamo in Calabria e soprattutto qui a Catanzaro, mai vista. Quali sono le caratteristiche che deve avere un allievo, un aspirante attore con indirizzo cinematografico? Allora, prima di tutto, come si dice a Napoli, a capa tosto, nel senso che deve avere tanta testardaggine, determinazione, ma soprattutto deve crederci fino alla fine, anche quando il momento è quello più cattivo, il momento è quello più negativo, che magari ti manda tanti messaggi nel dire che bisogna cambiare strada, è là che bisogna dare lo sprint finale. A volte è molto meglio lavorare con un attore non talentuoso, ma studioso, che con un attore invece talentuoso che è consapevole di esserlo, quindi si siede sul suo talento e resta sempre a quel livello. E sono qui perché sono stato appunto invitato dall'Accademia di Raffaele La Rocca per seguire la lezione di come ospite abbiamo Walter Lipp. Sono i mica che devono rimanere nel cassetto, devono uscire fuori. Hai già avuto esperienza in questo campo, quello di oggi rappresenta un primo passo? No, è un primo passo, però diciamo che sono sempre stata affascinata da questo mondo. Inoltre faccio musical da 11 anni. L'attore a cui ti ispiri? Ce ne sono tanti, Johnny Depp tra i più grandi e poi c'è Gabriel Garco che mi piace tanto. Ho partecipato ad un film in un piccolo ruolo. Ci credi insomma che questo sogno possa diventare realtà? Sì. Sì, sì. La passione è un bel progetto, voglio dire. Nel suo giovane curriculum ci sono anche altre esperienze didattiche di questo genere. Ha riscontrato differenze, per così dire, geografiche, visto che questa scuola si fregia di essere di matrice prettamente meridionale? Allora, io sono dell'opinione che il popolo italiano meridionale abbia una marcia in più, perché sento abituato comunque ad essere un pochino bistrattato per tutta una serie di razzismi, luoghi comuni, e abituato comunque come dire, a una sorta di umiliazione, per cui ha uno spirito di resistenza che è molto 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 superiore ad altri. E oltre al fatto che noi, essendo più calorosi, più passionali, ovviamente siamo anche più predisposti alla comunicatività rispetto a chi magari è un pochino più freddo, più trattenuto e più distaccato. E il cinema è un lavoro che si fa non di testa, la testa la si fa quando si fa la preparazione al tavolino, ma davanti alla macchina da presa o sul palco bisogna cacciare il cuore e la pancia. Sono questi quelli che fanno innamorare gli attori, cioè sono queste le caratteristiche che permettono al pubblico di innamorarsi di un attore, perché se l'attore magari è solo di testa, non ci mette un graffio nell'anima, non ci mette la sua personalità, una sua sofferenza, la gente si stanca subito. Invece la gente vuole identificarsi nei personaggi interpretati dagli attori. Tendenzialmente tutte le persone che diciamo fanno questo per lavoro, sia l'attore oppure chi muove la macchina, perché è un caos organizzato, sono quasi, io ci lavoro, sono quasi tutte gente del sud. Io ho incontrato in produzioni grossissime calabresi, campani, siciliani, quindi a livello di capitale umano è notevole tutto quello che noi stiamo e abbiamo costruito fuori. Io dico fuori nel senso al nord, diciamo, ecco così, lontano da qui, e quindi è pure bello che ci sia un occhio anche diciamo alla nostra terra. E poi, perché no, come è successo per me, siccome la talent scout, lo dice la parola stessa, scopre talenti, nulla di più facile con tutti diciamo i contatti utili che ha l'agenzia, che qualcuno come me, posso dirlo ad oggi, come me, possa anche lavorare partendo da qua con altre produzioni. Però tu lo sai, non è un discorso di bellezza, tu devi fare quadrato in quello che è la fiction, quindi il cinema spazi un po', servono quasi
quasi tutti i ruoli, quindi è per forza di cose, quindi vari visi, varie fisicità, varie fisionomie, quindi per forza di cose bisogna studiare. E questa che abbiamo oggi qui è la testimonianza che stiamo facendo le cose seriamente partendo dallo studio. Parliamo un po' della sua, delle sue esperienze cinematografiche. Quali sono stati i lavori di cui particolarmente soddisfatto e soprattutto cosa c'è in preparazione in queste settimane? Allora, ovviamente il lavoro che il mio lavoro professionale più importante, più determinante per la mia carriera è stato quello di aver partecipato nel cast principale di Gomorra la serie. Grazie a questo lavoro poi ho avuto la possibilità di fare un film da protagonista al cinema, in americano, perché io sono bilingue, esco da un'accademia bilingue, e ho avuto la fortuna di recitare a fianco ad attori di Hollywood che da bambino pensavo che rimanevano tipo una sorta di dei così, e invece alla fine io mi ci sono ritrovato a fianco a recitare in questo film di cui sono uno dei quattro protagonisti, che uscirà a settembre. Attualmente è in uscita uno dei film in cui è di fondamentale importanza la presenza appunto del signor Raffaele La Rocca, grazie al quale io faccio parte di questo film, che si chiama Ignoti, gli autori di un delitto. Dovrebbe uscire a breve, ancora però non possiamo spoilerare, top secret, e a breve, sempre grazie alla produzione di Raffaele, partirà un nuovo film comico che si chiama La Dea Beffata, però non posso dire null'altro. A giorni mi vedrete, non ti posso dire cosa, se no vi tolgo il gusto, mi vedete nella fiction Non è stato mio figlio su Canale 5, gruppo Ares Film, diciamo in maniera parallela. C'è il film bellissimo in uscita che è Ignoti, autori del delitto, che andrà al cinema a breve, dove parla e racconta di una, diciamo, di una storia diciamo di mafia e camorra, però è una storia vera, quindi questa è la cosa bella, raccontiamo una storia vera, e nello stesso tempo adesso, poi tanto noi ci sono sicuro che ci rivedremo, partirà proprio da Catanzaro, e quindi questa è una cosa bella, quindi è un piccolo scoop, istituzioni, aiutateci, sensibilizziamo anche le istituzioni, perché è una cosa bella, è un film commedia, anche perché è vero che i ragazzi devono studiare e studiano, però è bello anche che si cimentano e vedono che cos'è fare questo lavoro dall'interno, quindi sono molto contento di dirvi che nel film nuovo, commedia con tanti nomi importanti, ci saranno anche i ragazzi stessi siciliani, calabresi, pugliesi, diciamo della nostra terra, che faranno parte del film, sempre con la talent scout di Raffaele La Rocca. Il lavoro più bello, più divertente e giocoso che l'uomo possa aver mai inventato.